Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Un tesoretto dilapidato in 3 giornate di campionato. E quanto è successo al Sondrio nel torneo di promozione, dopo 2 pareggi per 0-0 e la prima sconfitta casalinga ieri ad opera dell'Arcore. La capolista valtellinese infatti ceduto 0-2 al Casati nell'anticipo della 13ª giornata di ritorno del girone B del campionato di promozione. I biancoazzurri hanno ancora 4 lunghezze di vantaggio sull'Arcellasco. La squadra di Erba però domenica 23 aprile, battendo il Costa Masnaga, potrebbe portarsi a meno 1 e riaprire così in modo definitivo la corsa al primo posto e alla promozione diretta in eccellenza. Ieri si è visto un Sondrio fotocopia sbiadita dell'originale. Al 12esimo passa il Casati Arcore su rigore trasformato da Redaelli. A fine primo tempo il raddoppio di Prezioso. Tante occasioni nella ripresa con mister Fraschetti che tenta il tutto per tutto, ma per la terza partita di fila il tabellino dei marcatori sondriesi resta immacolato. Partita giocata malissimo da parte nostra, non c'è stato un approccio sbagliato perché nei primi minuti eravamo anche partiti abbastanza bene. Il problema è che ci si può allenare quanto si vuole, però secondo me il nocciolo della questione è che poi in campo vengono date delle consegne e se qualcuno pensa di fare un po' come fare, saltano tutti gli equilibri. Le decisioni che io prendo, se devono essere contestate, possono e devono essere contestate da chi è sopra di me, riferisco al direttore e al presidente, non certo dagli interpreti che oggi sinceramente hanno fatto, non tutti per la verità, però in molti, qualcuno nello specifico e domani ne parleremo nello spogliatoio, hanno fatto. In classifica Sondrio 58 punti in vetta con l'Arcellasco che insegue 54 ma con una partita in meno. Seguono Biassono 49, Casati Arcore 47. Per il primo posto ora la storia è tutta da riscrivere.